Ragazzi e ragazze, ben ritrovati e ben ritrovate a un nuovo episodio di Twin Mirrors. Allora, siamo sempre alla ricerca di Dennis. Abbiamo approfondito un po' qualche personaggio, qualche comprimario, qualche abitante di Basfood, ma siamo sempre alla ricerca di risposte su quello che ci è accaduto la scorsa notte, quando in preda a una sbronza letale ci siamo pestati con Dennis. E siamo sempre alla ricerca di risposte anche e soprattutto su quello che potrebbe essere un presunto omicidio. Per questo dobbiamo andare al Basfood Jungle, dove Anna ci ha detto che potrebbe trovarsi appunto Dennis. Vediamo un po'. Locked. Ma è chiuso. D'altronde ci eravamo già Should check the passati, back. eh. Proviamo il retro. Ok. My, my, my. My, Look what we my, my. got here. Is that Sam Higgs trying to get back in a newspaper game? I thought you got the message last night. Of course, it was hard to tell, considering you let Declan do your talking for you. Look, fellas. You know, Basswood can be a dangerous place. Well, so maybe consider just getting before something bad happened to you. Oh, le minacce! Oh, potremmo rispondere un po' da bully, cacciami via. Ma sì, resterò quanto mi pare anche per una buona risposta. E cacciami via, dai, facciamogli brutto. You want me out of town so bad? Make me go. Oh, make me Try it. go, bitch. Don't tempt us, or we just might. Declan's right down the street. Ho visto un cellulare Watch yourself sospeso. while you're in Basswood. Because we'll be watching you. Ma pensa te, sti zoticoni. Vabbè, da una parte è comprensibile il loro astio nei confronti di Sam. Abbiamo tolto il lavoro. Lavoro che in realtà avrebbero perso comunque, stando a quello che ci hanno detto anche Joe e Hugh. Vi ricordo essere il mio sospettato numero uno. Però la miniera avrebbe comunque chiuso. Diciamo che il nostro articolo ha un po' accelerato i tempi. Ok. Un altro caricamento. Ti prego, Twin Mirrors. Sarei curioso di sapere se su PlayStation 4 davvero sono più lenti. Basswood Jungle. Been a while. This place used to be my home, Pac-Man. or at least felt like it. Pac-Man, elemento Where's ricorrente. Dennis? He should be in here. Allora, con calma, non facciamoci sfuggire nulla. Potremmo dover cercare degli altri indizi, eh. Allora, vediamo un po'. Nope, per ora nulla di interagibile. Magari si sbloccherà qualcosina dopo. Ah, intanto qua c'è un computer acceso. Ok, quello sicuramente sarà interagibile. Imo. E qua? Nada. Ok, questo immagino sia l'ufficio di Walter. No, non possiamo interagire. Che strano. E quindi? Sarà l'altro computer. Vediamo. Strano che il gioco sia così avido di Dennis. interazione. Oh mio Dio. Dennis. What happened? Who? Is that how I got blood on me? Did I? Resta lucido, resta lucido. Sam.
Questa è di nuovo la paranoia, il dubbio che si insinua. Potremmo davvero averlo ucciso noi. Un enigma? Non so cosa devo fare, però. Dennis, uccidi. Uccidi. Perché dovrei? Uccidi. Ah, X, X. Sono tutti X. Qualcuno è quadrato, però. Ehi, lui, dimmi. Concentrati, concentrati. Ok. Su questa strada ci sei. Ci stanno degli indizi, eh? Ok, dimmi, dimmi. Don't give up, Sam. You almost have it. Va bene, ci ridà la ragione, forse. Ci restituisce un po' di sanità mentale. Si stanno avvicinando. Se si avvicinano, game over. Eccolo, 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 eccolo. No, dove sei? Cacchio. Dai! Ho premuto cerchio! Troppo tardi, forse. Troppo tardi. Allora. Ok, eccoti. Keep going. You got this. Va bene, va bene. Lui è la nostra luce in fondo al tunnel. Appena lo vediamo devo premere il tasto corrispondente. Dove sei? Dove sei? Ok. Dimmi. Cerchio. L'interazione deve comparire prima, altrimenti siamo fregati. Ok, ok. Cavolo. Perfetto, dai, dai. Premuto? Va bene. Va bene, va bene. Molto belle queste sequenze oniriche. Ci fanno capire cosa si annida nella mente di Sam. La paura, no? Di essere stati noi. Focus, Sam. Figure this out before Dennis dies again and the panic overwhelms you. Allora, allora. Ferita di Dennis, partiamo da quella. What kind of weapon did this? Sembra un proiettile. Vediamo il sangue. Bellissima questa parte. From the injury, but I need more to go on. Allora abbiamo una sedia spostata. The chair is pretty far away from the desk, but I don't think that's important. Ok. Vediamo. Cos'altro ci sfugge? La mia visuale è limitata, eh. Se c'è qualcosa in alto, ma non credo. Chest wound. What kind of weapon did this? L'arma avrebbe potuto farlo. Ah, attenzione. I want to go home. C'è del sangue anche qui. Blood all over the monitor. Not much to go. Non aggiunge nulla. Something useful. Ok, ok, chest allora. Wound. What kind of weapon did this? Qua si sposta. L'arma può essere stata usata. Ah, ok, il foro di uscita, un proiettile. The bullet went clean through. The killer must have been close. Where did the bullet go? Ok, ok, non dobbiamo farci distrarre da altro. Punto d'impatto del proiettile. The bullet stopped here. Small caliber like Dennis's gun. I need to find that gun. Pistola. Pistola, la pistola. Non so, questa musica mi mette ansia. Non so se dobbiamo fare le cose in fretta. Allora, questa è la posizione dell'assassino. Posizione del tiratore. Bam bam. Puoi averla messa in un cassetto. Ci provo, ma no. Sono stato troppo lento. Sam, stop it. Come back to reality. But I You didn't do anything. Dennis was already forse dead è stato troppo arrived, lento. Dennis was shot and you don't even own a gun. How could you have done it?
All you did was move his body, which is how your shirt got stained. Think about it, Sam. Calm down and think. Calm down and think. You're... Die. You're right. I can see it. I have the complete picture now. Forse abbiamo fatto la cosa giusta, non lo so. Non abbiamo trovato la pistola, comunque. L'arma del delitto. Stava lavorando alla sua scrivania. Segnato la sua arma. È ancora qui? Dobbiamo trovare il killer, altrimenti è chiaro che daranno la colpa a noi. Ci hanno visto litigare, i minatori ci hanno visto entrare in redazione. Ah no, scusate, è lui che la sera prima è tornato qui, si è sporcato e poi è andato via. Ok, ok. Now, I know I didn't do it. The police, though, may not feel the same way. Assolutamente. I need to search the area. See if I can find out why someone would murder Dennis. Okay, è il momento di cercare indizi. I need to find out why Dennis was killed. It may have something to do with Nick. Dennis's computer is still signed in. Seems like a good place to start. Direi di sì. Diario aggiornato. Parla con Dennis, calma. Ispeziono la scrivania di Dennis. Dennis è stato ucciso ieri sera. Credevo di essere stato io, ma non ha senso. Deve esserci un'altra spiegazione. Chiunque l'abbia ucciso deve aver lasciato degli indizi. Se li trovassi, potrei ricostruire cos'è accaduto. You didn't deserve this. No one deserves this. Ok, partiamo dal computer. Allora, Dennis Garner. Leggiamo. Ah, Mary Garner. Frank Garner. Messo in copia. Stasera torno tardi. Devo spiegare a un imbecille come funziona il mondo. Non posso prepararvi la colazione domani, ma ci sono dei waffle nel frigo. E forse anche de... Non è riuscito a finire la mail. È una bozza. Non c'è altro da vedere. Vediamo la posta in arrivo. Okay, Nick Waldron. Nick was looking into seemed big, but he said it fizzled out. Allora. Però sì, 8 marzo, perfetto. 22 marzo, da Nick Waldron, Basswood Jungle, a Walter Dodson, al suo capo. Oggetto, risposta a curiosità. Ciao Walt, mi spiace deluderti, ma ho deciso di lasciar perdere questa storia. Si è rivelata un vicolo cieco. Spero andrà meglio la prossima volta. Nick Waldron. Ok. Oggetto, curiosità, da Walter a Nick stavolta. Caro Nicholas, spero tu abbia fatto un buon viaggio. La scorsa settimana hai accennato al fatto che stavi lavorando a qualcosa di grosso. Ultimamente non abbiamo messo a segno nessuno scoop. Perciò ti dispiacerebbe dirmi qual è il tuo asso nella manica? Ok, questa era la risposta... questo era il messaggio che Walter ha inviato e questa era la risposta di Nick. Quindi andavano letti al contrario. Ciao Walt, mi spiace deluderti, ho deciso di lasciar perdere questa storia. Vicolo cieco. Spero andrà meglio la prossima volta. Ok, ma non è l'unica mail. Vediamo l'email urgente. Emails between Nick and Dee.
di Sarah Dennis. Codes. Nothing stated clearly. They didn't want to risk anyone learning of their meetings. Smart. Someone was watching. Vediamo. Danik AD. Oggetto urgente. Non pensavo che ti saresti rifatto vivo. Se vuoi parlare, io ti ascolto. Possiamo vederci domani come previsto. Nick Waldron. Attenzione. The puzzle comes together. Sì. Mi hai tolto le parole di bocca. Everyone's emails. He found out that Nick hadn't stopped his investigation like he'd told Walter. And that Nick was still talking to some informant. Then he decided to tell me. And now he's dead. I need to look through any notes Nick left in his office and check Walter's computer. They have to have something for me to go on. Ok, la trama si infittisce. Nick must have left some notes behind somewhere. Walter also might have something on Nick's work. I should look around. Diario aggiornato, pila di materiali elettronici, tutto il necessario per un informatico. Sì, ricordiamoci ragazzi che Dennis lavorava al reparto IT, non era un giornalista come Nick, come Sam, come Walter. Lui si occupava semplicemente della parte informatica. Allora. Intanto il nostro diario è stato aggiornato. Mm-hmm. Il primo passo è cercare altre indizie sulle scrivanie di Nick e Walter. Ok. Qua c'è un diario però. 3-1-2-1, eh. Magic Boss. Sono i disegni di Bug. Sono insetti. Vediamo. Joan used to keep this with her at all times. Esatto. Always observing and sketching and... what are those numbers? Una password, sicuro. Per il computer di Nick. Allora. Questa è Tara. Meno originale della proprietaria. Ok. Scusate, Tara? Ah, ok, amministra l'ufficio. La classica collega stramba. Ok. Vabbè, già che ci siamo. Dennis è morto, gli hanno sparato alla sua scrivania, ha fatto incazzare molte persone, ma chi può averlo ucciso? E perché? Dennis usava le sue credenziali di accesso per leggere l'email altrui. Sapeva che Nick indagava su qualcosa. Sarà per questo che è stato ucciso? Ok. Avevo mille motivi per non volermi confidare con Anna, ma l'ho fatto lo stesso. Non so se ho fatto bene. Devo ancora scoprire che cosa è successo davvero ieri sera, ma mi conforta pensare che forse non dovrò farlo da solo. Cercare di risolvere l'omicidio di Dennis ha solo peggiorato le cose. Ho capito che devo adottare un approccio diverso. Prima ritrovare la calma e poi analizzare. Eh sì, non è sempre facile. Joel. Joel e i ragazzi sono ancora assetati di sangue. Come se non avessi abbastanza guai. Chiaramente vogliono celebrare la festa dei minatori spaccandomi la faccia, ma non è il momento di distrarsi. No, no, assolutamente. Rimaniamo in focus. A proposito di rimanere in focus, io mi sono già dimenticato la password. Scusate, vabbè. Prima troviamo la scrivania, poi vado... a recuperarla. Questa è la targhetta di Nick. Ok. Ok. Partiamo da qui. Portate le scomparso. Nick's computer is missing. Took it home to work or stolen. The only thing she cared about then was looking at bugs and drawing them. Nick, Anna and me. Si può girare? Ah no, ok, siamo in filmato. Capovolgi. I don't need everyone staring at me. No, ma che fai? Credevo... Ma no! Credevo la girassi per vedere se c'era scritto qualcosa. Appunto. Weird. Nick was always more a fan of beer than working late. Non è che stai lasciando le nostre... impronte digitali sulla scena del crimine. Forse avrei dovuto prendere quella foto. Ti ho lasciato gli involtini in frigo. Non lavorare fino a tardi. P.S. La prossima volta tocca a te. Anna. Quella era di Anna. Basta. Non c'è altro da vedere. The only thing she cared about then was looking at bugs and drawing them. So
adesso ho l'ansia di perdermi delle interazioni. Ma non credo. Vediamo qua. Post-it. Valid question. Still not sure. What will you say you do here? Nick's handwriting. Always paranoid about forgetting things. 23:41. Ricordati. Sì, sappiamo che... Someone should really clean up this board. Sappiamo qualcosina sul nostro Nick. Sappiamo che era molto, molto meticoloso. Quasi ai limiti di un disturbo ossessivo compulsivo, direi. Guidava piano, molto prudente, prendeva un sacco di appunti. If I had the code, I could get in here. Forse lo conosciamo il codice, no? Vediamo. Potrebbe essere sia 2341, ma non credo. 2, 3, 4, 1. It was a good guess, just not the right one. Ok, andiamo al diario di... di Bug. Tre, uno, due, uno. Ok. Tre, uno, due, uno. Thanks, Bug. Perfetto. Your obsessive snooping pays off. Nick always kept extensive records of his work. He was almost obsessive. Yeah. How could there be so little information regarding his last investigation? Ossessivo, appunto. Allora. Nick was looking into the impact the closure of the mine had on Basswood. What was he looking for? Allora, l'indice di criminalità sembra essere diminuito. Però poi c'è stato un picco, vedete? Il grafico, quello con la linea rossa. C'è stato un picco e lui si chiede giustamente, prendendo un piccolo appunto, why? Perché c'è stato questo picco? Poi però è riprecipitata fortunatamente. Mentre per quanto riguarda questa indagine sulla soddisfazione degli abitanti di Basswood, altalenante, però è precipitata nel 2017, in concomitanza con la chiusura della miniera, suppongo. Disoccupazione alle stelle dalla chiusura della miniera. Normale. Stabilizzazione nell'ultimo anno. In ripresa? I numeri sono buoni. Tendenza o anomalia? Servono più dati. Biglietti e ricevute di hotel. Nick was traveling all over. Train tickets, hotel bills, out of state even. He was tracking something or someone. Nome del passeggero Nick Waldron, dal West Virginia alla Florida, treno 257. Ok. Nick had a contact. Same name as in the email. He was onto something big. D. Quindi no, allora questo D non è Dennis. 27:01 ore 20 con D, tipo nervoso, ma potrebbe rivelarsi utile. Era proprio il suo informatore, quindi. Ok. 12:02 ore 17, secondo appuntamento con D. Se non spara cazzate, ho messo le mani su qualcosa. Vuole incontrarmi solo in posti fuori mano. Avrà visto troppi film. 18:03 ore 10 con D. Gli ho offerto la colazione, ma dice che non vuole più parlare con me. Sono in un vicolo cieco. 1:04, pensavo fosse finita, invece vuole incontrarmi ancora. Cosa ti è ricacciato, caro mio? Cosa ti è ricacciato? Qualcosa di più grosso di te? Qualcosa di grosso. What Nick was looking into was something big and dangerous. It's why he was so careful. It's possible Walter missed something. Ok, qui abbiamo fatto. Checking his office. Andiamo nell'ufficio di Walter. Però guardiamo il resto. Ah, c'è ancora la nostra targhetta. Ancora qui dopo due anni. Always treated us like family. Diario aggiornato, eh? Cos'è che c'è scritto? Sostituite da scatole risme di carta. Ok. Beh, un ufficio molto piccolo, vedete che era proprio una redazione di pochi cristiani. Qui c'è la targhetta di Anna.
Walter gliel'ha fatta fare anche se è freelance, ok, quindi lei non lavorava in ufficio, però Walter, che a quanto pare ci tiene molto ai suoi collaboratori, gli ha fatto fare in ogni caso una targhetta. E guardate qui, questa è una foto vera, eh? Chi sono? Nick? Forse sono Nick, Dennis? Forse ci siamo anche noi? Quello lì in alto è Walter? Quella è Anna. Ah sì. Sì, credo che sia una foto di gruppo. Targhetta di Walter. Walter adora questi tocchi retro. Sì, in generale sono tutti molto conservatori, ci sta, in un paesino del genere il vintage va forte. Esaminiamo. Inserisci password, sarà sicuramente l'altra. Might be something around here that hints at Walter's password. Forse no. Suggerimento per la password. Hopefully his password reminder isn't some esoteric book reference. Ugh, my heart's desire. It could mean a person, but also a place. Il mio amore, eh? Allora no. Lui ha un gatto. Ha un Walter was gatto. never tech savvy. He just uses words that mean something to him. There's a good chance there's a clue in his office. Assolutamente sì. Questo è il suo articolo preferito, vediamo. Walter had this article framed after he saw the boost in traffic the Haven got. Basswood is his blood and soul. Wouldn't surprise me if he said it as his password. Possiamo provare, però. Non so perché ho più la sensazione che sia il gatto. She used to be the office administrator ages ago. A photo Walter took of his first desk on his first day of work. Nick inherited it. Just reminders. Nothing that could be used as a password. Just reminders. Niente. Va bene. Aspettate, prima di provare Basswood. Cosa abbiamo? Ah sì. La scrivania di Walter, possiamo esaminarla, solo la scrivania. Ok, abbiamo un vinile. His granddad rock a thing? If so, Walter and Anna are both into it. Cover the ink spots, greatest hits, biglietto. È giunto il momento che qualcuno ti faccia scoprire i veri classici. Fammi sapere cosa ne pensi. Anna, ok, gliel'ha mandato lei. Good for Walter that Judith is doing all right. She means the world to him. Judith, al gatto? So much Vediamo. so that she could be his Sicuro. password. Sicuro perché c'era la foto. Dall'ufficio del dottor Lastufka. Gentile signor Dodson, su richiesta di sua madre sono lieto di informarla che la signora Judith. Ah no, ok. Sta recuperando rapidamente. In seguito a controlli scrupolosi e una visita accurata, abbiamo deciso di dimetterla. Ho consigliato alla signora Judith di partire appena possibile per il Costa Rica. Il clima più caldo la aiuterà a rimettersi in forze. Per ulteriori chiarimenti, non esiti a contattarmi. PS. Sua madre mi chiede di ricordarle di telefonare al mio collega, il dottor Chavez, perché è in ritardo col suo controllo annuale. Cordiali saluti, dottor Lastufka. Judith, eh? Però la foto del Friend never looked gatto. happy a day in her life. Been Walter's Prin. cat for years. Allora, per ora abbiamo tre Maybe he ipotesi. set her name as his Prin, password. Judith e Basfoot. Tesoruccio, spero tu non stia lavorando troppo. Vieni a trovarmi a Playa Langosta. È un sogno. Mamma, ti voglio bene. Ok. Qual è il Friend nome? never looked happy a day in her Prin. life. Been Proviamo Prin, Walter's non cat so for perché ho questa years. sensazione. Maybe he set her name as his password. Inserisci password. Ah, ce ne manca una però. Secondo me è Prin. Non That's not it. I have to ci keep looking. siamo. Ok. O forse finché non le troviamo tutte e le proviamo tutte non ci dà quella giusta? Essere targhetta di Anna, chissà se è Anna, come sarebbe? Ah, eccola la redazione. Impossibile non Post provare just after Anna nostalgia. came on, and
small clan. Dipinti, ognuno lo stile diverso. Diario aggiornato. Però non mi dà la possibilità di andare più a fondo con questa interazione, direi di no. Diario aggiornato, eh? Walter, esattamente come sembra, soffre davvero per Nick, il memento. La festa di fine anno in redazione era una tradizione al Bassfoot Jungle. Walter ci teneva e pagava alcol e cibo di tasca sua. Un anno ha portato regali per tutti, targhette con i nostri nomi per la scrivania. Chiunque entrerà saprà che facciamo sul serio, ha aggiunto tutto orgoglioso. Walter ha iniziato al Bassfoot Jungle come fattorino dopo aver lasciato la scuola alla morte del padre. Negli anni ha fatto carriera, il giornale è tutto per lui. Le storie che racconti ti entrano dentro, diceva sempre. Noi siamo una famiglia, dobbiamo prenderci cura gli uni degli altri. Non è mai riuscito a gettare via la targhetta col tuo nome, nemmeno dopo che hai lasciato la città. Ok. Ricordi il giorno in cui Tara ha deciso che bisognava scattare una foto della redazione del Bassfoot Jungle? Nessuno aveva voglia, ma era impossibile dire di no a Tara. Ci ha messo mezz'ora a costringere e convincere tutti. Dennis ha detto che l'avrebbe fatto solo se ti prestavi anche tu. Sapeva che odiavi ogni forma di divertimento forzato, come i quiz al bar o i pranzi dell'ufficio. Sperava che tu ti saresti rifiutato. Invece hai detto di sì. Tara era contentissima. Che foto di gruppo è se manca qualcuno? Forse aveva ragione lei. Si tratta dell'unica foto di gruppo mai scattata al Bassfoot Jungle. Ok, però questo non ci aiuta per l'altra password. I suoi libri preferiti solo prima edizione. Alice in Wonderland always came out on top. Wouldn't be surprised if that was his password. Un po' lunga. Adesso abbiamo tutte e quattro le opzioni comunque. Vediamo. Ok. Bah, tanto vale provarle tutte. Judith. That's not it. I have to keep looking. Allora forse dovevamo comunque trovarle. And ah, no. Let's see what secrets you got in here, Walter. Va bene. Molto scontata, però ci fa capire molto di Walter, il fatto che abbia scelto come password il nome della cittadina. È veramente legato a questo posto. Vediamo prima la posta in arrivo. Bess Mitchell. Ok, stavolta leggiamo in ordine così ci capiamo meglio. Da Bess a Walter Dodson. Chi è Bess Mitchell? Ah, Bassfoot Police, ok. La poliziotta. Poi controllo. Oggetto aiuto. Ecco il rapporto sull'incidente di Nick. Era un pezzo che non chiedevi di vederne uno, ma non c'è niente di interessante. Un tragico incidente stradale. Le strade del West Virginia uccidono più delle pistole. Bess Mitchell, capo della polizia. Bess, voglio ringraziarti ancora per il tuo aiuto. Sei una santa. A quanto pare mi stavo preoccupando senza motivo. Grazie a te mi sono messo il cuore in pace. Walter Dodson. Quindi Walter sospettava potesse esserci qualcos'altro dietro alla morte di Nick. Sicuramente è così. Apriamo il file. Mostly standard so far. By the book. I see why Walter wasn't worried. Dettagli dell'investigazione. Ok. Dipartimento di polizia di Bassfoot. Rapporto di incidente. Incidente stradale 2 aprile 2017, Telegraph Hill Highway, la strada 18. Persone coinvolte: Nicholas Waldron, 35 anni. Veicoli coinvolti: una Ramero modello Cosmo del 2008 di colore rosso. Descrizione: auto schiantata contro un albero circondata da detriti. Incendio scoppiato all'impatto o immediatamente dopo. Il conducente, Nicholas Waldron, è stato ritrovato carbonizzato al posto di guida. Le tracce di slittamento indicano che il conducente è stato spaventato da un animale uscendo di strada a velocità elevata. Probabilmente il conducente era in stato di alterazione dovuta al consumo di sostanze stupefacenti o alcol. Attenzione, vediamo. Wait, that doesn't make sense. Nick would never drive without his seatbelt on. Ok, abbiamo già trovato qualcosa che non va. Airbag aperti, cintura non allacciata, finestrini alzati. Conducente senza cintura, probabilmente perché ubriaco. L'incendio non si è esteso oltre l'area dell'impatto. Impossibile stabilire se il conducente fosse ancora vivo dopo l'impatto, ma non è sopravvissuto al rogo. Possibili concause del decesso: trauma, inalazione di fumo e ustioni. Brutta storia. E comunque qualcosa non torna. L'auto è bruciata. È vero, questa cosa l'avevo sentita anch'io, che in realtà l'auto che va in fiamme o che esplode
è un'iperbole cinematografica, in realtà non succede mai nella realtà, al massimo esce un po' di fumo, però prima che esploda ce ne vuole, prima che finisca in fiamme, anche se nei film spesso si vede così. Ah, però volevo vedere le altre mail. So, Walter got the police report from Bess. Nick was supposedly drunk at the wheel, which doesn't sound like him. And his seatbelt was off and his windows up, which both sound very wrong. Walter seemed to buy it, but I don't know if I do. No, non andare via. Aspetta un attimo. Stai calmo. No! No! Vabbè, che la posta inviata. Che scemo, la posta inviata sarà stata la stessa. Non penso avremmo avuto. Oh, guardiamo. So strange how Altre calm mail. it is out there when, well, this happened. Vero. Ma quindi? Abbiamo fatto tutto. Ok. So, did you come to the logical conclusion to this mess we're in? Just a hint. We should get out of town immediately. Nick era nei guai, voleva dirmi qualcosa, devo stare attento. Voleva dirmi qualcosa. Dennis tried to talk to me about Nick, and that's what got him killed. Exactly. Like I said, you should get out of town. And the details of Nick's death, it doesn't sound like him. 2 years is a long time, Sam. He may have changed more than you know. Changed decade-long habits? I need to go to the crash Sì, site. 2 anni sono troppo Just poco. remember, if you're right. Sam? What's happening? Oh mio Dio. Dennis. That's Dennis. What happened? Is he... No, no. Anna, Is listen he... to me. No, Anna. Fidati di me. You need to be here with me and listen to what I have to say. Oh my God, no. It's... How could this happen? Ti prego, He non died farmi last night, hours pentire. ago. Not much we can do right now. He asked me to meet him hereafter, but I was so drunk I arrived late. And the person that actually showed up killed him. Your bloody shirt was clearly from this. That means you were here yesterday. It links you to the crime scene. Ti prego, non And farmi you've been running pentire around di town essermi all confidato con morning te. asking about Dennis. It won't look good. No, We need no. to call the police. They'll Ma ti think I prego. killed him. I thought I did it first. I have no alibi. This is not about you. Dennis had a family. They have to know what happened. It's the right thing to do. Do you want Walter to find his body come Monday? She has a point. Someone is gonna find him eventually. Involving the police would only slow us down. I'll be more efficient on my own. Efficient and possibly friendless. Dannazione. You've already trusted Anna once. I suggest you keep on that road. Oddio, non possiamo chiamare la polizia. Oh cavolo, che scelte, che scelte. Cavolo. Non so davvero cosa fare. Sono d'accordo sul fatto che la polizia ci potrebbe rallentare, però se ce ne andassimo perderemmo la nostra unica alleata in questa situazione. E d'altronde la famiglia deve sapere. Chiamo la polizia, lo faccio. But not that phone. Use one of the landlines here and don't leave your name. You remember I'm a journalist, right? I know how to keep things confidential. Also, I think whoever did this might be linked to Nick's accident. This is about Nick? The crash? I'm going to the crash site to confirm my suspicions. I'm going with you. I don't know if that's a good idea. You trusted me before. It's only fair I do the same for Ok. you. We'll call the Ok. cops from here so they can't track us. All right. Bene, 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 bene. Ottimo. Abbiamo fatto la cosa giusta. Se ce ne fossimo andati, avremmo perso Anna. E vuoi per ragioni sentimentali, vuoi perché abbiamo bisogno di Here we are. un'alleata. Sarebbe stata la scelta sbagliata. Barely looks like anything happened. It's been a week, but we'll find something. I know we will.
Is it okay if I stay here? I don't think I'm ready to... Sure. I doubt I'll be good company anyway. You mean you're over-focused to the point of non-reactive thing? I remember. Especially how you always end up being right, somehow. I hope. I don't know what I'm hoping for. Yeah, me neither. This is the place. Luogo dell'incidente. Nick, I'll get to the bottom of this. First, gather the clues. Cold, hard, plain facts. That's the only way I'll know what really happened. Ok, ragazzi. Direi che per questo episodio può essere tutto. Diamo un'occhiata ad Anna. Ok. E poi dovremo ricostruire quello che è successo a Nick. Ci troviamo sulla scena del crimine. Oddio, anche prima eravamo su una scena del crimine. Ma dobbiamo andare più a fondo. Assolutamente dobbiamo andare più a fondo in questa storia, che si sta rivelando di puntata in puntata sempre più intrigante, sempre più interessante. Fatemi sapere davvero cosa ne pensate. Io, boh, sarà che personalmente vado a bagno con questo genere di storie, thriller psicologici, indagini, misteri, omicidi poco chiari, insomma. E quindi sono davvero molto molto soddisfatto dell'esperienza, anche a livello narrativo, anche a livello di dialoghi che ci sta offrendo questo Twin Mirrors, per cui bella lì, bella lì. Grazie di tutto, alla prossima, ciao ciao.